per la rubrica Non c'è carnevale senza. Oggi vi insegno a fare queste. Le fate io, eh? Io. Dai, anche voi potete fare questa bella figura. Ve le insegno? Certo che ve le insegno. Andiamo. Cominciamo a fare le castagnole mettendo il latte. Raga, questa è la ricetta di Bignè. Così per dire. Acqua e burro. E lasciamo andare fino a quando il burro non si scioglie. Tutto sciolto poco prima del bollore. Mettiamo il cucchiaino di sale e subito, bang, la farina. E giriamo, giriamo, giriamo. E rimettiamo sul fuoco fino a quando la palla non si stacca. La palla di farina non si stacca. Girando continuamente. Deve cominciare a fare l'effetto frigolo. Dopo faccio sentire. Fatto praticamente, raga. Vedete come si stacca bene dalle pareti? Aspetto che sfrigoli e poi spengo. È pronta. La togliamo, la mettiamo in un contenitore a raffreddare un attimo. Non è più bollente, incominciamo a incorporare le uova. 4 uova. Continuiamo a girare fino a quando non si è incorporato il primo uovo, si mette il secondo. Poi il secondo uovo si mette il terzo. Dopo che si è incorporato bene, dopo. Mi raccomando, raga, se no non, i miei non crescono, eh. Non si gonfiano, neanche se li soffiate. Neanche se li soffiate, se non fate come dico io. Vedrete. Guardate bello. Dopo aver incorporato tutte le uova, bellissimo, è perfetto. Adesso lo mettiamo nella sacca poche e creiamo le nostre castagnole. Con la sacca poche facciamo le castagnole. La forma della castagnola è così, da noi, da noi, da voi non so, da noi è così. 180 gradi ventilato, 20 minuti. Velato, mamma, come sta venendo bella! Ma che roba! Mamma mia, guarda come si sta gonfiando. Adoro, adoro. Meraviglia delle meraviglie. Le bagniamo nella kermes, così, da calde. E poi nello zucchero, voilà. E poi la riempiamo di panna montata. E la dieta la cominciamo, ditelo voi, domani, guardate. Così devono essere, tutte così. Monto la panna con lo zucchero a velo. Le apro così e intanto guardo che meraviglia che è venuta e la riempio di panna. Vabbè. Com'è? Spacca la faccia.